Buonasera alla Bocca di Falco da Simone Carini, tifosi del Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Iachini, la penultima verso Milan-Palermo, verso l'anticipo del Meazza in programma sabato sera alle 20:45. Per la squadra rosanero, prove di schemi e situazioni di gioco in vista della partita contro la squadra di Mihajlovic. Sono situazioni sempre più importanti nel calcio di oggi, quelle legate in particolare alle palle inattive che sono state provate nel finale della seduta dal Palermo, ma ovviamente la squadra allenata da Iachini ha svolto anche degli esercizi di carattere tattico a tutto campo per provare meccanismi per oliare appunto quella che è la manovra verso la sfida contro il Milan. Tutti i giocatori rosanero hanno lavorato in gruppo, ad eccezione di Francesco Bolzoni e di Michel Morganella, che proseguono l'attività di riatletizzazione. Domani per il Palermo una seduta mattutina, nel pomeriggio il trasferimento a Milano. Alle 14 parlerà invece in conferenza stampa il tecnico Giuseppe Iachini. E intanto possiamo anche darvi la notizia relativa all'arbitro. Oggi ci sono state infatti le designazioni. Sarà Carmine Russo della sezione di Nola, state vedendo palermocalcio.it, a dirigere Milan-Palermo. Il direttore di gara Campano sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Cariolato di Legnago ed Espedito Marco Musolino di Taranto, quarto ufficiale Giulio Dobos di Roma 2, arbitri addizionali Daniele Doveri di Roma 1 e Luca Pairetto di Nichelino. Per l'arbitro nato ad Avellino sarà la 110ª direzione in Serie A con 31 vittorie esterne, bilancio con il Palermo in perfetta parità con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ultima direzione ben 3 anni fa nella sfida interna contro il Parma. Adesso invece gustiamoci il nostro run, immagine e musica quella degli U2 dal Tenente Onorato. Milan-Palermo sarà il secondo anticipo della quarta giornata di campionato che verrà aperta alle 18 di sabato da Udinese-Empoli. Il quadro prosegue alle 12:30 di domenica con la sfida tra il Chievo e la capolista Inter, una sfida ad alta quota potremmo dire così, visto che i gialloblu hanno 7 punti e i nerazzurri 9, poi Atalanta-Hellas, Bologna-Frosinone, Genoa-Juventus con la Juve chiamata a confermare il buon risultato ottenuto in Champions League contro il Manchester City, poi la sfida tra Roma e Sassuolo e quella tra Torino e Sampdoria alle 18, Carpi-Fiorentina alle 20:45, una bella sfida che promette spettacolo tra Napoli e Lazio. Vi ricordiamo, visto che si tratta dell'ultima puntata di aperitivo rosanero della settimana, che sono già in vendita i biglietti per Palermo-Sassuolo, ve lo ricordiamo, dopo la sfida di San Siro ci sarà un turno infrasettimanale, una sfida da non perdere, gara in oggetto di fascia C, come state leggendo su palermocalcio.it, da lunedì pomeriggio dalle 16, aperta anche la biglietteria dello stadio Renzo Barbera. Noi vi diamo appuntamento a domani con la conferenza stampa del mister. Vi ricordiamo che sabato mattina potrete anche trovare il nostro servizio prepartita. Vi lasciamo adesso invece al nostro Real. Buona serata al Tenente Onorato. Facciamo bene i movimenti, abbiamo più gli esterni da una parte, Pisello aggiramento veloce, girati dentro a te, sali, 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 unire, aspetta, veloce, veloce, Bianchi, aspetta, respiro, respiro, bravo Edo, apri, veloce, finì, apri, bravo, bravo, Robi, stretti, taglie, bravo, pezze, occhio, andiamo, veloci, occhio di veloce, corsa, sì, coperta, bravo, sì.